effettivamente le relazioni del vice sindaco e dell'assessora sono state esaustive, ma il tema è troppo delicato per non aggiungere, senza ritornare sugli argomenti trattati, qualche mia personale considerazione. Innanzitutto a magistratura e forze dell'ordine, a cui va tutto il mio e il nostro sostegno, devono individuare i responsabili di questa azione criminale, perché la città deve comprendere chi ha avuto interesse in questo determinato momento storico, in cui stavamo compiendo delle azioni storiche per quel territorio, di produrre un'azione criminale così devastante che ha prodotto danni ambientali e materiali gravissimi. Danno alla salute che mi ha imposto addirittura di emettere un'ordinanza a tutela della salute individuale e collettiva, e un danno all'autoparco di Asia per 23 mezzi danneggiati. Quindi noi siamo parte lesa come città, non è solo la comunità Rom che ha subito un danno, è la città. Vorrei ricordare a tutti che Scampia è Napoli, quindi è un attentato criminale che è stato fatto nei confronti di persone che potevano perdere la vita, compreso bambini, un danno alla salute, un danno all'autoparco. Io non so come abbiamo fatto a fronteggiare quest'estate una serie di fronti che sembrava guerra. Faito, Vesuvio, terremoto, Astroni, incendi, Scampia, è stata un'estate durissima. Io non faccio l'elenco che ha fatto Raffaele o che ha fatto Roberto, io ringrazio tutti, che qua c'è anche gente che si è svegliata la mattina e ha cominciato a dare una mano. Napoli ha risposto bene, con una grande cooperazione istituzionale, con un grande cuore e con una grande sinergia. A me tocca però delimitare anche il confine politico della nostra azione. Noi siamo quelli che non tollereremo mai, o mai più se qualche volta c'è stata, da una parte azioni militari di sgombero che non sono necessarie nella nostra città, così come baraccopoli indegne di una città come Napoli. Noi dobbiamo avere la capacità di coniugare integrazione, inclusione, solidarietà, dignità, diritti e doveri. Diritti e doveri. Da oggi in poi, con tutti gli investimenti che mettiamo in campo, e solo noi sappiamo che fatica per trovare qualche euro, chiunque avrà l'accoglienza in questa città deve sentirsi abitante e cittadino. Quindi insieme a noi contribuire alla rigenerazione e alla cura dei territori. Auditorium e Boscariello sono temporanee, temporanee. A noi non interessano situazioni di deposito di esseri umani. Basta, basta. Non ci interessano le baraccopoli come non ci interessano le tendopoli. Però vi posso dire che in settimana io ho partecipato al comitato e devo dire, mi sono esposto in prima persona su tutti i fronti, anche fronti che non sono di competenza del sindaco. In quel momento l'unica situazione praticabile era quella di una locazione temporanea nell'area nord della Boscariello, ottava municipalità, Scampia, per le ragioni che ha detto l'assessore Gaeta. Sono persone napoletane ormai 30 anni e che hanno figli nelle scuole, e noi non pratichiamo deportazioni. Quindi questo è il tema della nostra città. L'auditorium, io non è che voglio tracciare il cronoprogramma, perché poi so bene che ci stanno le donne e gli uomini della clessidra, cioè che basta che il sindaco dice sono 10 giorni e l'11° c'è l'attacco politico. Quindi non do date, però la nostra indicazione è che all'auditorium non si può restare più di 10-12 giorni. Così come alla caserma Boscariello ho preso impegno personale col Ministro della Difesa, che ringrazio dell'immediata disponibilità, non si può andare oltre la fine di questo anno. Quindi significa che noi ci eravamo già mossi prima, e agli avversari politici scorretti, viva Dio la critica e la dialettica, che dicono che nulla era stato fatto su Cuba Perillo, è un falso. Andatevi a prendere i verbali del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, vedete le dichiarazioni del sindaco, vedete che grande ruolo che abbiamo avuto in questa città per evitare sgomberi militari e per lasciare all'infinito persone in situazione che ledevano la loro salute. È in atto un'azione che mai in questa città c'è stato, da Barra a Breccia Sant'Erasmo, al mercato ortofrutticolo di via D'Aulisio, di fronte agli uffici, grazie,
di via di fronte agli uffici giudiziari per finire a Cuba Perillo, Viale della Resistenza. Aggiungo, anche il progetto esecutivo che avevamo approvato sull'asse mediano era già in atto e adesso ho detto agli uffici della città metropolitana e del comune di produrre una forte accelerazione. Però attenzione, su un punto anche voglio l'attenzione del Consiglio Comunale, tutto, di tutte le forze responsabili e democratiche, oltre che della Giunta e della città. Non possiamo mai consentire in questa città che azioni criminali, anche solo come effetti collaterali, possano solo alla lontana condizionare l'azione politica e amministrativa. Ecco perché voglio sapere, e io sono convinto che la professionalità di magistratura e forze dell'ordine andranno in questa direzione, chi in quel preciso momento ha ritenuto di fare questo incendio. Questo è un tema, come altro tema intollerabile sentire veramente oggi, dopo quell'evento, persone che alimentano il fuoco che non è da città di Napoli su intolleranza e razzismo. Guardate, questa è una città che finora, contrariamente ad altre che sono state allo sbando totale, abbiamo assistito a delle attività di sgombero quest'estate e di una confusione istituzionale vergognosa in città molto più blasonate, molto più ricche, molto più attenzionate della città di Napoli. Qui abbiamo lavorato col corpo, col cuore e col cervello, cioè fisicamente. Vice sindaco è stato presente, un giorno l'ho visto io con i miei occhi, era bianco, era completamente, eppure mo è bianco, ma tu non hai idea che era prima, poi è rosso, prima era proprio bianco. C'è un'attività fisica di tutti, questa è la città che a noi piace, una città che di fronte all'emergenza si sa unire. Poi oggi il dibattito è importante, io credo che ci debbano stare, Presidente, gli interventi, perché qua nessuno è il depositario della verità, magari ci sono soluzioni migliorative, però credo che la linea, almeno fin quando io sarò sindaco di Napoli, sarà provare a coniugare solidarietà, inclusione, accoglienza, comunità di differenti, città rifugio, ma basta dire sì alle baraccopoli, è una vergogna queste baraccopoli. Questo è un tema che va superato, che bisogna avere finanziamenti, i finanziamenti vanno ben spesi, non con le tendopoli, non con gli alloggi temporanei, ma con le pratiche del diritto all'abitare. Due considerazioni, le nostre politiche sono attenzionate, basta vedere, qualcuno sarà sfuggito in piena estate, 11 giugno, delibera di giunta comunale sulla valorizzazione sociale dei beni immobili della nostra città, va esattamente nella direzione dell'emergenza abitativa. Resto Sud, legge che non abbiamo approvato noi, approvata, entrata in vigore il 12 agosto, articolo 3, dà la possibilità sulla falsa riga di quello che noi già abbiamo fatto prima del legislatore di utilizzare anche beni in disuso della nostra città per tutto ciò che ha a che fare con i diritti fondamentali. E qual è un diritto fondamentale se non quello alla salute e se non quello alla casa? Bene, io mi sono assunto la responsabilità e chiudo in questa ordinanza di tracciare un altro confine. Nel momento in cui l'ASL dice monitoraggio della salute nel territorio, immediata messa in sicurezza e bonifica, immediato sgombero del campo Rom, per quanto riguarda il primo punto che era generico, ho detto e ordinato ad ASL e ARPAC di darmi costantemente, ora per ora, giorno per giorno, i dati per vedere se si doveva intervenire anche in altre zone. Laddove invece il contenuto era precettivo, immediatamente ordinanza, come già ce l'avamo mosso e stiamo preparando, tant'è che il comitato del 30 agosto si è fatto su nostre proposte e su nostre idee ben precise, è stato quello dell'ordinanza della allocazione temporanea di persone in altro sito per garantire la loro salute, e non è uno sgombero perché si tratta di luoghi abusivi come accade in altre parti, ma è un allontanamento per tutelare la salute delle persone. L'altro punto, l'immediata messa in sicurezza e bonifica, chiamata la Regione che immediatamente ha dato la disponibilità, le risorse economiche per la bonifica, ma noi non abbiamo aspettato, perché prima di fare la bonifica devi fare la caratterizzazione, per fare la caratterizzazione ci vuole tempo e se il tempo passa la salute si danneggia. Quindi immediatamente esecuzione del provvedimento con le dinamiche che sono state indicate prima, risorse per le bonifiche, ma siamo subito intervenuti come Comune a mettere in sicurezza con il terreno l'area. Bene, io credo che ancora una volta, veramente, con i nostri mezzi, con i nostri uomini, con le nostre donne, con la nostra passione,
ma finanche con degli errori che sicuramente avremmo fatto, perché lavorare in queste condizioni, in piena emergenza, mentre altri criminali ti bruciano il Faito, mentre altri ti bruciano Ischia a 3 giorni dal terremoto, vorrei scoprire questi grandi amanti dell'isola Ischia che mentre si prestava soccorso ai terremotati pensavano a incendiare i boschi di Ischia. Non voglio parlare del Vesuvio perché è una ferita che non rimargeremo mai. Bene, qua o si trovano le ragioni dello stare insieme, oppure se c'è qualcuno che aizza in mala fede dicendo che noi vogliamo andare a Milano e quindi ci arriva qua il Presidente fra un po' con la petizione, questa è mala fede. Allora il Consiglio Comunale deve decidere da che parte stare, oppure si dica chiaramente: noi vogliamo che vadano via da Napoli persone che non hanno la quarta generazione di napoletani. Questa non è la città che io conosco. Io conosco una città che anche senza risorse economiche sa vincere la sfida della solidarietà, dell'accoglienza, della dignità, diritti e doveri di tutti, compresi i Rom. Non hanno solo diritti, doveri. E la nuova fase significa anche loro nel processo di autoproduzione, di mantenimento e di cura dei territori in cui sono ospitati, come chiunque verrà ospitato, qualunque bambino che soffre nel mondo, qualunque donna in questa città non troverà un sindaco che gli dà uno schiaffo o ordina al questore di manganellare, ma un sindaco con tanta umiltà, senza risorse economiche, che proverà a trovare una soluzione. Sarà la peggiore di questo mondo, ma non sarà quella delle mura e del filo spinato.